Ciao a tutti Gingers, bentornati nel mio canale. Anche oggi torniamo con la solita rubrica del mercoledì, ovvero mi spiace con la maschera in the face e parliamo di cose mie. Allora, io ho già fatto la maschera, quindi mi vado a legare i capelli. Questa settimana andrò a mescolare con questo bellissimo cucchiaino piatto. Effettivamente è uno delle, cioè fra tutte le settimane è quello più utile che ho trovato ed era in casa sotto il lavandino, quindi potete immaginare che bastava semplicemente guardare un po' meglio e l'avrei comunque trovato anche prima, invece che inventarmi spatoline tipo questa della settimana precedente che... Allora, la maschera è sempre la stessa, quindi se tu vuoi sapere la ricetta vai a vederti qua le prime maschere e almeno sai la ricetta, sai che cosa ho messo. E allora, quest'oggi, come avete letto dal titolo molto clickbaiting, andremo a parlare di questa domenica, cioè della domenica passata. Allora, il titolo è appunto Mia nonna canta growl. Per chi non lo sapesse, il growl è una tecnica di canto metallara e come sapete anche la band di Alessio è una band metallare, quindi anche loro comunque cantano growl e scream. Domenica sono venuti a casa mia perché mia mamma li ha invitati. Io ho messo una canzone che è la canzone che Alessio mi ha fatto cantare in questo video qui, ovvero Vodka. E quindi vabbè, da lì una canzone tira l'altra. Mia nonna, siccome è una nonna molto sprint, la potete anche vedere, che non è una nonna come tutte le altre, nel video del Chubby Bunny. Vi metto tutto comunque nelle schede, almeno quando volete cliccare, cliccate. Cioè, loro hanno incominciato a cantare e nel video si vede appunto mia nonna a sinistra e il cantante a destra, che lui ovviamente sta cantando come canta sempre, e vabbè, poi ci sono anche gli altri che stanno cantando in coro e la nonna che cerca di imitare il cantante cantando in inglese e andando dietro a lui facendo anche lei il growl e lo scream. E io credo che questa sia una scena epicissima, cioè veramente epicissima. Credo che mi devo ritenere molto fortunata ad avere, cioè, il fatto che la mia famiglia comunque è un po' pazza, però con noi diciamo che ci si diverte. Domenica mancava, oltre che ovviamente la nonna che è il pezzo forte, mancava anche un componente della famiglia che, come avete visto nel Chubby Bunny, mia zia, quindi la sorella della mamma. La prossima volta che loro mi daranno la disponibilità, le inviteremo insieme alla band, perché si sono trovate talmente bene che vogliono tornare. Hanno detto che si mangia bene. Ho fatto questo get masked oggi molto forzato, perché oggi sono particolarmente stanca, ho molto sonno. Infatti mi sono presa uno stick in bustina di magnesio di Amway, e perché appunto mi sento molto giù e quindi non avevo particolarmente voglia di fare niente. Però ho detto: non posso non fare il video delle avventure di domenica con la band metallara in casa Ginger, e quindi ho detto no, faccio il video principalmente non tanto per farmi la maschera quanto perché voglio raccontare narrare le vicende successe questa domenica. Ora metterò anche qualche fotina, così comunque potete apprezzare e vedere anche la band di Alessio, che magari non l'avete vista voi la band. Ne avete sentito parlare da me e da lui, ma non avete mai visto la band. Ecco, questa è la band.
C'è anche la mamma nel mezzo, sì, perché tutto è partito da lei che li ha voluti invitare. E tra un growl, uno scream e un po' di rosticciana abbiamo passato la domenica in casa mia. Meno male che avevo pronto il video del lunedì, e quindi se non l'avete ancora visto nelle schede qua c'è il video del lunedì che ho pubblicato con Alessio, dove rispondiamo alle vostre domande. Se avete altre domande andatele a fare sotto a quel video là, mentre se avete domande mie che volete fare a me vi metto la foto di Instagram dove voi dovete farmi le domande sotto. E per adesso ne ho ricevute poche, preferisco fare un video con tante domande interessanti, non magari le solite domande. Cioè, tipo una ragazza mi ha chiesto da quanto tempo state insieme te e Alessio, questo me l'hanno fatto 14.000 volte. Magari prima di farmi le domande guardatevi i miei vecchi ask, perché magari alcune domande me le hanno già fatte, quindi la vostra domanda non verrebbe comunque presa in considerazione, ergo non comparirete nel video, ergo la vostra domanda è inutile. Quindi vi spulciate un pochino i vari ask passati e andate a vedere quali domande mi hanno fatto e quali domande non mi hanno fatto. Bene, comunque voglio aprire una parentesi nel mentre che la maschera mi si secca. Allora, io l'altro giorno ho registrato un video che probabilmente non pubblicherò mai perché ero presa dalla rabbia, ho acceso la videocamera e ho incominciato a parlare, cosa che voi che mi conoscete da tanto tempo sapete che ho sempre fatto, però prima magari ero un pochino più piccola e quindi caricavo proprio le cose così, senza un minimo neanche di montaggio. Ora che sono un po' più grande, magari la mia esperienza in queste cose ha fatto sì che, ok, vuoi fare un video sfogo dove ti sfoghi, però poi valuta se pubblicarlo o meno. E tutto è partito dal fatto che io nel video, in un video precedente, credo quello delle serie TV, ho detto che mi sono iscritta a Patreon, che è un sito tramite il quale le persone che ti seguono scelgono di donare qualcosa. Chiunque al mondo può decidere di iscriversi a Patreon e se ha comunque un pubblico che lo segue, neanche chiedere, perché non è una questione di chiedere, ma più che altro di informare le persone che sono affezionati a lui o a lei, che ha aperto questo sito, che si è iscritto a questo sito, che comprende principalmente le donazioni. Ok? Io molto così liberamente ho detto mi sono iscritta a Patreon, magari qualcuno non sa cos'è, ho spiegato appunto che cos'è nel video. E una persona mi ha scritto nei commenti, se volete anche vedere il commento, l'ho pubblicato su Instagram, ho tolto il nome perché ovviamente non ha significato, ecco. Come potessi io chiedere soldi alle persone che mi seguono se già con YouTube ti fai soldi? Allora, parliamone, perché si prende un euro ogni 1000 visualizzazioni. Se voi vi fate un calcolo ipotetico di quante visualizzazioni faccio io a video, non ci arrivo neanche a un euro a video. Quindi, quali soldi stiamo parlando? Primo. Secondo, lo fanno tantissime persone, e questo non è che lo fanno loro, lo faccio anch'io, lo fanno tantissime persone che hanno anche tanti iscritti, quindi non vedo cioè come tu possa venire a dire a me una cosa del genere quando io con YouTube non ci guadagno niente. Terzo, aprendo il sito io non è che ho tolto i soldi alle persone che mi seguono, perché io mi iscrivo a questo sito, non è che la mia iscrizione toglie soldi a te che guardi il video, anzi io faccio l'iscrizione al sito, ho il mio profilo, informo le persone che non lo sanno che mi sono iscritta. Tu che guardi il video sei liberissimo di scegliere e dire guarda, te mi piaci, seguo solo la tua storia, guardo i tuoi video, ti dono un euro, fai tramite PayPal sul sito e mi dai un euro. Se mi vuoi continuare a seguire, però non vuoi sostenere il canale, non vuoi donare, sei libero, liberissimo di non farlo. Quindi il suo commento dove buttava merda su di me dicendo a te non tieni i tuoi iscritti, cosa che sinceramente non capisco, visto e considerato che comunque che io pubblichi video, che non pubblichi video, sinceramente cosa ne sai te se io tengo i miei iscritti o meno?
poi ho anche insinuato che non tengo i miei iscritti e non sono costante nei video. Ultimamente non potete dirmi che non sono costante, dai. Faccio le 3 di notte per riuscire a pubblicare il video il giorno dopo, nonostante YouTube mi sputtani il video, cerco di ripubblicarlo, rirenderizzarlo in giornata, magari piuttosto che alle 2 lo faccio alle 6, anche se so che alle 6 magari c'è meno gente che me lo vede, ma io lo pubblico lo stesso. Quindi, chiusa parentesi, io ho detto la mia opinione, voi deciderete di scrivere quello che volete, fatto sta che Patreon, se volete vedere che cos'è, ve lo metto nell'info box, c'è il mio profilo, siete liberissimi di fare quello che vi pare. Detto questo, mi vado a sciacquare, mi sciacquerò usando questa volta, ma anche la volta scorsa l'ho fatto, questa spugnetta qua che è di quelle secche, vedete che è secca, però appena la bagni diventa morbida, io la userò con l'acqua tiepida barra calda e mi aiuterò perché si fa prima, perché è porosa e quindi va a togliere meglio il prodotto. Poi utilizzerò il detergente, soliti prodotti, detergente Amway, il tonico Amway e la crema Amway che mi darò qua con voi. Quindi niente, ci vediamo quando mi sono struccata per i saluti finali. Ora vado ad applicare il tonico, solito. Comunque, capito, alla fine il discorso era quello. Io quando, cioè, tendo ad ignorare le critiche, però ecco, o comunque a farmene un vagone personale, perché se una critica ti può servire a migliorare, cioè, bene, no? Che ti facciano le critiche. Però ecco, quando mi devono criticare proprio per darmi noia, dire cose non vere, io preferisco controbattere. E ho già risposto a questa persona e quindi semplicemente non mi sembrava giusto che una persona debba buttare merda così su di me. Da cosa deduci che io non tenga il canale? E quindi non mi sembrava di fare niente di male, se non difendere il mio pensiero. Tutto qua. Comunque credo che il prossimo mese mi prenderò di Amway, l'integratore, quello allo zinco, che ho letto che per chi vuole una bella pelle è consigliato, e siccome la mia pelle fa abbastanza, cioè non è che ho una brutta pelle, però è piena di impurità. La cosa migliore sarebbe prendere il Truvivity, che appunto serve per curare la pelle dall'interno. Dentro il Truvivity c'è anche lo zinco, quindi io credo che voglio prima provare a vedere se con lo zinco risolvo qualcosa. Poi al massimo tra un po' proverò il Truvivity. E anche per oggi è tutto. Io vi salustro. Noi ci vediamo al prossimo video, e che sarà appunto venerdì, se riesco a girare il video e a trovare un altro argomento. Ah già, devo parlare dei film venerdì, quindi domani registrerò il video del venerdì e appunto venerdì parleremo dei film. Ecco, magari nei commenti scrivetemi appunto qualche altro argomento che vi piacerebbe sentire il venerdì. Questo venerdì parleremo di dei film, il venerdì prossimo potrebbe fare la puntata dove parliamo di In Segreto, però dove dovete scrivere nei commenti hashtag In Segreto sì, hashtag In Segreto no, perché io non ho capito dal video precedente se voi volete che io parli di In Segreto oppure no, perché non avete scritto né sì né no, quindi se voi non scrivete niente io deduco che la cosa non vi interessi, però me lo dovete fare sapere in un commento qua sotto. E niente, avete visto i social, i video in sovraimpressione, io vi mando un bacio e noi ci vediamo appunto a venerdì. Ciao.